Medicina di precisione, asma e rinosinusite cronica, nuovi modelli di gestione clinico-terapeutica. È il titolo del convegno di questa mattina al Villa Maria di Franca Villa al Mare, incentrato su asma e rinosinusite cronica con o senza poliposi nasale, malattie molto comuni in tutto il mondo. E perché si associano spesso queste due patologie? Perché sono due patologie che hanno un meccanismo di tipo 2 infiammatorio comune, ormai è acclarato che sono sempre più associate, quindi un 40% dei pazienti che ha la sinusite cronica con poliposi nasale ha anche l'asma bronchiale. E quindi sono due patologie che vanno sicuramente studiate e ricercate. Le forme più gravi di asma sono quelle che incidono di più, soprattutto anche sulla spesa sanitaria? Sicuramente sì, però oggi abbiamo a disposizione dei farmaci biologici nuovi che vanno ad incidere proprio sul meccanismo patogenetico di tipo 2, che ci ha permesso e rivoluzionato anche l'utilizzo della terapia più adatta e più congrua. La segreteria scientifica del convegno è stata curata da Francesco Berni Canani, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale otorinolaringoiatria Penne Popoli, e Caterina Colangelo, medico specialista allergologo della ASL Pescara. La medicina di precisione è stata la rivoluzione della terapia per l'asma, ma anche per la poliposi nasale, perché oggi possiamo andare a utilizzare dei farmaci specifici su dei target infiammatori specifici. Fondamentale quindi fornire ai pazienti standard di cura aggiornati e personalizzati. Imprescindibile un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo lo specialista pneumologo e allergologo, ma anche l'otorino e il medico di medicina generale. L'approccio ormai è sempre di più multidisciplinare, quindi che coinvolge lo pneumologo, l'allergologo e l'otorino, sempre di più a contatto stretto al fine di poter provvedere ed aiutare il paziente che soffre di queste patologie ad utilizzare una terapia, la terapia migliore per lui. Fondamentale perché purtroppo sono patologie in aumento. Esattamente, sicuramente sì, sono in aumento anche legate a un discorso di inquinamento.